Bene, sono contento di essere tornato a Pegli. Era un paio d'anni che non ci vedevamo. Ora, in realtà, essere a Pegli o essere da un'altra parte sarebbe lo stesso perché siamo collegati in modo virtuale. E comunque, buongiorno, grazie di essere tutti qua. Devo solo precisare che io storico non sono, io sono uno che scrive romanzi storici. E quindi faccio degli approfondimenti sui lavori che faccio, poi magari posso avere dei buchi tremendi su quelle cose sulle quali non ho mai lavorato. Quindi da questo punto di vista potete fidarvi di quello che vi racconto. Non aspettatevi che risponda a qualunque domanda perché non è detto che sia in grado di rispondere. L'argomento che tratto oggi è un argomento che a lungo è stato abbastanza lasciato da parte. Secondo me, per il fatto che la storia di Genova comincia a essere ben raccontata da Caffaro, al momento, diciamo, a partire dalla prima crociata. E quindi la parte precedente, è stata a lungo un po' trascurata, secondo me. Quindi, ovviamente, come dire, mi sembrava opportuno andare a capire come mai da un giorno all'altro Genova diventa una grande potenza, cioè embriaco, parte per le crociate e tanti saluti, e Genova fa a pezzi mezzo mondo. E cosa è successo prima? Come ci si è arrivati? Perché non sono cose che maturano da un giorno all'altro. E quindi ho pensato di mettere insieme questa serie di informazioni a partire da quando il territorio genovese non era ancora Genova. Nel senso che credo come alcuni di voi ci sono stato all'Archeometro quando facevamo insieme la Via Romana, quella che c'è il. Quella specie di piccolo museo che c'è a Brignole e dove sono stati messi alcuni manufatti che sono stati trovati mentre si facevano i lavori per la metropolitana. Per cui, ad esempio, una cosa molto interessante è quel muro dell'antica età del bronzo, quindi fra il 2200 e il 1900, che è stato messo bene in evidenza perché c'era un piccolo villaggio sulla collina del Mirteto che c'era subito sopra quella che era in allora una palude salmastra, perché il Fereggiano e il Bisagno in quel momento non si erano ancora uniti. C'era già la foce lì, un po' la stessa cosa di quello che accade col Golfo del Priano a Sestri. A suo tempo l'acqua arrivava molto più indietro. La gente che abitava in quel villaggio non pensava di essere, non chiamava quel paese Genova, e nessuno la percepiva come Genova. Il nome Genova nasce più tardi e nasce nel momento in cui, verso il VII secolo avanti Cristo, come un emporio, un punto di incontro e di scambio tra popolazioni che vengono da fuori, che sono i Focesi di Marsiglia e gli Etruschi. I Focesi erano fenici sostanzialmente, avevano questa colonia fondata a Marsiglia. Gli Etruschi sapete chi sono, quello che vedete nell'immagine. È come dire, un'area museale all'aperto conservata a Marsiglia con le tracce di quella che era la città dei Focesi, che vedete una civiltà già abbastanza evoluta. In quel momento Genova viene percepita, individuata come un luogo particolarmente adatto per potersi incontrare e scambiare delle merci da questi signori, grazie al fatto che c'è il molo, sostanzialmente, quello che oggi chiamiamo il molo, e cioè questa specie di punta che protegge un piccolo braccio di mare che ha sopra di sé una collina, che è quella di Sarzano,
e nel quale arrivano anche torrenti con acqua dolce. Quindi un posto che può essere è protetto dal mare, è proteggibile rispetto alla terra e dove si può anche fare rifornimento d'acqua. Da questo punto di vista, un posto ideale per incontrarsi, il nome Kainua, che poi si evolve in Genua, è legato alla figura del gomito o se volete anche del ginocchio. Comunque, quella curva che fa appunto il molo proteggendo l'area. Quindi Genova nasce in questo modo. Nasce perché così la vista della gente che viene da fuori, non quelli che ci stanno. E questa è una caratteristica che poi resterà importante. Voglio dire, voi a Pegli avete questa passione per i Lomellini legata al pianeta Barca. Il nome stesso Lomellini vi dice che si trattava di gente che non è nata qua. Venivano dalla Lomellini, dalla Umellum, ecco, ma non solo loro, voglio dire, i Durazzo venivano da altre parti, i Grimaldi erano Longobardi. Genova è un grande crogiolo, un posto che è interessante per lo sviluppo delle attività economiche e quindi le persone che hanno una certa, come dire, vivacità e voglia di sviluppare i loro affari, possono decidere di venire qui. Qua dicevamo di Genova che viene individuata come un buon punto dove incontrarsi e quindi un porticciolo emporio. E qui nasce quindi la sua funzione logistica, che è quella che la caratterizzerà, la caratterizza tutt'oggi, voglio dire. Il porto rimane comunque l'attività centrale per la vita. Genova senza porto non è concepibile. A questo punto il problema diventa quello della connessione via terra, semmai. Che ha tutta una serie di passi, anche con dei momenti in cui Genova rischia di rimanere tagliata fuori dalla rete logistica. Nel 250 avanti Cristo, Roma costruisce la Via Aurelia che arriva fino a Pisa. La Via Aurelia non arriverà mai a Genova, anche se noi la chiamiamo. Tendiamo a chiamarla Via Aurelia, ma soltanto perché qui c'è una statale che è l'Aurelia. In realtà, chi di voi si è visto il librino di cui abbiamo già parlato altre volte sulla Via Romana a Genova, sa che non ha neanche un nome, non si sa nemmeno se sia esistita. C'è chi sostiene che una strada non esisteva sul lungo costa genovese. È una tesi esagerata. Comunque, andiamo avanti. Finora siamo arrivati con la via Aurelia, che è una via consolare, quindi una vera strada romana di quelle fatte come si deve, che arriva fino a Pisa. Verrà poi prolungata fino a Luni. Nel frattempo, nel 205 a.C., Genova viene aggredita durante le guerre puniche, viene aggredita e saccheggiata da Magone, uno dei fratelli di Annibale. Sono quelle cose di cui si parla, diciamo, nel momento in cui accadono non fanno piacere. A parlarne invece a qualche migliaio di anni di distanza, diventa invece un segnale interessante per capire che Genova aveva una sua importanza, perché nessuno sarebbe andato a saccheggiare Genova se non ci fosse stato un interesse. Vuol dire che a quel punto era già un centro significativo. Vale la pena di dire che chi era l'alleato di Magone contro Genova? Savona, cioè la conflittualità come fra Sampdoria e Genova e con Savona è una cosa classica che è durata nel tempo e non sapremo se mai si risolverà. E qui arriviamo al punto in cui Genova rischia. La via Aurelia che è arrivata fino a Luni, nel 187 a.C. viene costruita anche, viene realizzata la via Emilia che va verso Parma e Piacenza. Speriamo che questo non ci creda gli altri pasticci. Dopodiché da Piacenza verrà
realizzato un collegamento che riporta verso il mare arrivando attraverso acque direttamente a Vada Sabazia. Vada Sabazia che è vado. Vada vuol dire guadi, per capirsi. Praticamente Genova è stata bypassata in questo modo. Da Luni si arriva per vie interne fino a scendere fino a Vado, che potrebbe diventare il porto alternativo a Genova. Fortunatamente le cose non vanno, fortunatamente dal punto di vista di uno che vuole che Genova cresca, uno potrebbe preferire che Genova fosse Camogli, allora sarebbe sfortunatamente. Abbiamo uno sviluppo che invece contrasta questa tendenza ed è la realizzazione della Via Postumia. Dalla Via Postumia, che eccola qua, nel 148 avanti Cristo viene realizzata la Via Postumia, spero che voi la vediate meglio di me, che collega il Tirreno con l'Adriatico e quindi Genova con Aquileia. Diciamo la flotta del nord Tirreno, romana con la flotta del nord Adriatico. Questa strada è importantissima perché è quella che passa attraverso i valichi appenninici che ci sono alle spalle di Genova, che sono sostanzialmente i più bassi che esistano in tutto l'Appennino, particolarmente la Crocetta d'Orero è il più basso a livello assoluto su tutto l'Appennino. E quindi prefigurano Se tutto adesso uno mi sviluppo mercantile, del quale al momento parliamo abbastanza poco, ma diventerà importantissimo in un secondo momento. Successivamente da Vado ripartirà una nuova costruzione che sarà la via Iulia Augusta nel 13 a.C., che arriva fino a Tarlac. Quindi praticamente Genova ha la possibilità da una parte di passare i valichi e andare verso la pianura padana e da qua poi prendere le strade che portano per il centro dell'Europa, in Francia, in Germania, o viceversa può andare verso la Provenza fino a Darl. Nel 117 a.C. abbiamo la Sententia Minuciorum, che è una prova, come dire, interessante di che cosa fosse la Valpolcevera. Con la questa, come dire, è un'opinione mia, per cui ci può essere chi ha delle idee diverse, ma nel momento in cui viene costruita la via Postumia, al porto, come cuore di Genova, si aggiunge anche questa valle. Perché il porto è il posto dove arrivano le navi, la Valpolcevera è il percorso che apre la via verso l'interno. Andiamo avanti di uno. La tavola bronzo del Polcevera è quella nella quale due consoli romani si prendono l'onere di venire fino a qua per regolare una questione fra i Genuates e i Langenses. Langenses vuol dire gli abitanti di Langasco che c'è ancora adesso. Naturalmente era una tribù che occupava un territorio molto più ampio di quello che è oggi Langasco. Qui vedete in alto a sinistra uno dei cippi che sono stati posti probabilmente per indicare i confini della zona su cui si discuteva, quale doveva essere condivisa e quale era riservata. La tavola bronzea, se non sbaglio, è conservata proprio qui a Pegli, e qui vedete il paese di Langasco come è ora. Quindi, questa è una testimonianza, secondo me, piuttosto significativa dell'importanza assunta dalla Valle Polcevera per la vita di Genova, ma anche di tutto il territorio collegato e la rete logistica. Andiamo avanti. Proseguiamo. Ancora avanti, abbiamo visto le vie, andiamo avanti ancora. Qui abbiamo un'altra testimonianza dell'importanza che Genova sta assumendo ed è l'anfiteatro romano che c'è in Sarzano,
dai giardini Luzzati. Credo che ormai lo conosciate tutti. Fino a qualche anno fa era stato tenuto nascosto, non se ne parlava mai. Adesso ora cominciamo tutti a sapere che esiste, realizzato nel primo secolo d.C. Il fatto che ci sia un anfiteatro, tenete conto che in quei tempi lì, anche a Roma, gli anfiteatri erano anfiteatri di legno, perché poi il Colosseo l'hanno fatto più tardi. Diciamo questo simulacro di Colosseo, questo piccolo tentativo di Colosseo che c'è a Genova, significa che qui c'era una presenza costante dei militari romani, perché quando venivano realizzate strutture di questo tipo erano fatte per l'intrattenimento delle truppe sostanzialmente. E quindi il fatto che a Genova ce ne sia uno significa che viene confermata l'importanza di Genova. Andiamo avanti. Abbiamo la casa del boia o casa di Agrippa, della quale per molto tempo si è parlato come della casa romana, no? In realtà casa romana non è, perché sappiamo tutti, è una casa medievale realizzata fra l'undicesimo e il dodicesimo. Non si sente più. Sì, l'audio. Ha chiuso il microfono. Avete chiuso il microfono, Enzo? Enzo, avete chiuso il microfono? Ma lo Ora che ci siamo? sì, ci Vabbè, siamo. è saltato da solo, cioè, boh, vabbè. l'importante è che si senta. Stavo dicendo che il nome di casa di Agrippa è dovuto al fatto che lì vicino c'erano i resti anche di una casa romana con delle terme private. I romani avevano una passione per farsi questi bagni caldi. In cui su una lastra di marmo era scolpito il nome di Vipsanio Agrippa. Vipsanio Agrippa era un genero di Augusto. Andiamo avanti di uno, proviamo. Sì, andiamo avanti di uno, va. Eccolo qua. Il quale fu un importantissimo ammiraglio romano, che tra le altre cose fece realizzare una cosiddetta Imago Orbis. Erano le carte geografiche del tempo, che erano costruite su una logica diversa dalle nostre, perché evidentemente non avevano la visione del territorio che possiamo avere a noi. Diciamo che in qualche modo erano più simili alle guide dei treni che indicano dei percorsi fatti in un modo molto indicativo, ma più che altro dicono qual è la sequenza dei posti attraverso i quali si passa. Questa Imago Orbis fu poi la base per una carta geografica sempre fatta secondo le stesse logiche, realizzata nel XII secolo da un certo signor Poitinger, di cui qui vedete un pezzo, che è quello che rappresenta anche Genova. Se guardate bene in fondo a destra, trovate che ci sono due casette con scritto vicino Genova, e poi c'è un percorso con Libarnum ed Ertona, quella lì è la via Postumia, e invece a sinistra Ad Figlinas, che è Fegino, e cioè questo è quella. È l'elemento che ci aiuta a capire dove passava la via romana, quella costiera, che poi va ad Anavalia, per esempio, e Arenzano, per capirci, che c'è un po' più in là. Vi faccio solo notare la differenza fra Acqui, che è quella costruzione enorme che c'è in alto, e Genova con le due casette. Quindi, evidentemente, il rapporto fra quello che erano allora le due diverse città
è diverso da quello che è oggi. Andiamo avanti. E comunque Genova viene rappresentata come qualcosa di significativo sul territorio. Fra gli altri elementi che concorrono a, in qualche modo, a capire lo sviluppo genovese, c'è anche il ponte di Sant'Agata, che fino all'anno scorso io davo per XII secolo. Avevo trovato a suo tempo qualcuno che parlava di secolo VII, e quindi praticamente al tempo in cui a Genova c'erano i Goti, il tempo della guerra greco-gotica. Scusatemi, i bizantini. Adesso, riguardando le diverse fonti che ci sono su internet, questa cosa del secolo VII ritorna più volte. Io però non mi fiderei tanto, rimarrei sul fatto che del XII secolo, anche se è ovvio che in qualche modo il bisagno doveva essere passato. Probabilmente c'erano tutta una serie di strutture in legno che venivano messe o tolte a seconda che ci fossero alluvioni o meno, perché sennò i carri come facevi a farli passare? Non si poteva aspettare le secche dell'estate. In qualche modo, cioè, però un ponte in pietra non c'era. Andiamo avanti. Facciamo un altro passo avanti? Ancora sullo sviluppo di Genova, qua siamo ormai nel cristianesimo affermato, se non è il IV secolo, è il secolo in cui Costantino trasforma la religione cristiana in religione di Stato, sostanzialmente. E qui abbiamo Jacopo da Varagine, anni dopo ci racconta con la leggenda di San Siro che sconfigge il basilisco, ci racconta in realtà che San Siro, che i cattolici, scusate, che i cristiani ortodossi, perché non si parlava ancora di cattolici in quel momento, sconfiggono l'eresia ariana. Questo è il periodo in cui i cristiani, come dire, erano in permanenti discussioni per stabilire qual era la vera verità, quali erano i Vangeli apocrifi, quali erano quelli buoni, come andavano interpretati, la natura di Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. È un periodo, come dire, di grandi turbamenti e discussioni. Andiamo avanti. E col 476 l'impero romano d'Occidente diventa vacante. Qui vedete la moneta di Romolo Augusto, che è noto per essere stato l'ultimo imperatore rimosso dai Goti, i quali pensano di poter prendere il suo posto, mentre non riescono ad ottenere un riconoscimento formale da parte di Bisanzio. E quindi l'impero romano d'Occidente muore nel 476. Cosa succede di Genova a questo punto? Andiamo avanti di un altro passo. Genova continua a lavorare e continua ad essere un punto della rete logistica e commerciale. Tant'è vero che Teodorico, che ha sconfitto Deoacre, che è quello che aveva rimosso Romolo Augustolo, una volta che ha assunto il potere in Italia, ha occasione di inviare due lettere agli ebrei genovesi per autorizzarli a sistemare la loro sinagoga. Questo nel 507 e nel 511. Sono cose che ci tramanda Cassiodoro. Il fatto che chi ha il potere in Italia, non possiamo parlare né di re né di imperatore, dia un'autorizzazione agli ebrei per mettere a posto di Genova per sistemare la sinagoga, testimonia il fatto, per l'appunto, che una comunità ebraica a Genova c'è. Gli ebrei già da prima della diaspora erano sempre stati un popolo di mercanti con una certa propensione a girare per il mondo, e naturalmente dopo la diaspora, dopo che Tito li ha sistemati in modo pesante, distruggendogli anche il tempio e via di seguito, si sono ancora di più sparsi per il mondo.
Peraltro non andavano a cercarsi delle sistemazioni, come dire, quale che fossero. Miravano sempre ad andare in posti dove ci fosse la possibilità per loro di esercitare le attività in cui erano più bravi, tra le quali per l'appunto quella di mercanti e di finanziatori, anche per il fatto che i cristiani avevano un divieto religioso a prestare denaro, mentre gli ebrei non ce l'avevano, quindi avevano una funzione molto importante là dove il denaro serviva, quindi dove rimaneva almeno un po' di attività mercantile. Diciamo che da questo momento fino al Novecento l'attività mercantile si contrae molto, però qualche cosa rimane. Lì dove questo qualcosa rimane, gli ebrei ci sono. Genova ha le sinagoghe ebraiche, significa che Genova continua a essere un posto dove si svolgono attività comunque di tipo mercantile. Andiamo avanti. Dopodiché nel 535-553 i bizantini guidati da Belisario riconquistano l'Italia. Successivamente si determina tutto un conflitto con i Goti e successivamente con i Longobardi che sopravvengono, e i bizantini cominciano ad avere problemi a casa loro perché la Persia, che oggi è l'Iran, e la Siria, vedono che hanno problemi, quindi cercano di acquistare maggiore autonomia, e quindi in qualche modo non possono continuare a mantenere grandi impegni anche in Italia, della quale tutto sommato gli interessa anche poco, e quindi si limitano a mantenere delle postazioni che sono delle postazioni sulla riva del mare, tra cui Genova piuttosto che Ravenna, come ben sappiamo, eccetera, o Venezia, quando no, Venezia non c'è ancora, Venezia nasce più o meno adesso. Il fatto comunque di essere un territorio sotto controllo bizantino per Genova è importante sia perché mantiene dei rapporti internazionali, per cui c'è comunque un rapporto con Costantinopoli, sia per quello che riguarda la capacità di costruire navi. Genova già dal tempo dei Romani era stato un posto dove si costruivano le navi, e le navi romane avevano la caratteristica di essere una nave grande e capiente, anche perché queste navi servivano oltre che per combattere, erano servite nelle guerre puniche, soprattutto nella prima guerra punica, servivano molto anche per il trasporto del frumento da portare o a Costantinopoli o a Roma, comunque in quelle grandi città in cui la popolazione non poteva essere mantenuta con quello che produceva il territorio. Bisognava importare della roba fuori. Erano le cosiddette navi onerarie. Questo tipo di struttura dell'imbarcazione fa sì che questa abbia una serie di caratteristiche che la rendono diversa dalle navi più agili, che sono le galee. Da questa nave qua nascerà la cocca, che diventa la grande forza della marineria genovese. Teniamo conto che oltre a Genova è controllata dai bizantini anche Pisa, perché Pisa ha il grande vantaggio di avere un porto alla foce dell'Arno e poi un porto interno dove c'è la città, sul fiume, quindi ben riparato e tranquillo, e tant'è vero che i bizantini in realtà preferiscono Pisa a Genova da questo punto di vista. Genova, tant'è vero che Pisa come Repubblica Marinara prende l'aire prima di Genova, diventa potente più in fretta. Poi Genova si avvantaggerà del fatto di avere quei passi di cui parlavamo prima che la portano verso l'interno, mentre invece Pisa da quel punto di vista è, come dire, più lontana e meno attrezzata. Andiamo avanti di uno.
dicevamo che i bizantini conservano questi territori prima contro i Goti, poi contro i Longobardi, ma la pressione longobarda si fa sempre più forte. Nel 569 Alboino, re dei Longobardi, occupa Milano. E qui avviene un altro fatto che per la vita di Genova è fondamentale. Il vescovo Onorato, milanese, si rifugia a Genova. Diciamo che Genova rispetto a Milano, è come se, ogni tanto si dice ancora adesso, è come il Pireo per Atene. Quindi il porto di quella città. Milano era già allora era stata capitale dell'impero romano, quando c'era stata la divisione dell'impero in quattro parti. Quindi era già la Milano di Sant'Ambrogio, per capirci. E quindi il fatto che questi personaggi, come dire, come se il Vaticano oggi venisse a Genova, ecco, naturalmente le dà importanza e anche questo potenzia la sua capacità di relazione con il mondo esterno. Vi dicevo prima del fatto che si vedevano un giorno sì, un giorno no, da questa e da quell'altra parte, per dire che il tale era eretico e quell'altro non lo era, e mettersi d'accordo sulle cose che dovevano fare. La cosa che forse non sapete è che c'era la chiesa, diciamo la cattedrale, se poi vogliamo dire, dei milanesi a Genova, era la chiesa dei Santi Ambrogio Andrea, che è diventata poi la chiesa del Gesù. Quella... Scusate, un po' d'acqua. La chiesa del... Naturalmente non con la struttura che ha adesso, perché è completamente rifatta. Poi uno va dentro, va a guardare i quadri di Rubens e non si ha, come dire, poi non pensa mai andare a vedere se per caso sotto ci fosse rimasta una cripta, va a sapere. Una cosa sulla quale non mi sono mai informato, ma prima o poi lo devo fare, anche se gli anni passano. Va bene. Andiamo avanti di uno. Andiamo avanti? Ecco, grazie. Allora, nel 642 i Longobardi hanno preso Milano, arrivano anche a prendere Genova, è Rotari che arriva. E da lì al 751 conquistano quasi tutta la penisola. Come mi dice il mio amico Borg, che è in ascolto, e speriamo di tornare indietro qua, questo... è probabilmente l'ultimo tentativo di fare l'Italia unita, è quello dei Longobardi, prima di quello poi del avvenuto nel 1800. La capitale longobarda è Pavia, il territorio viene governato attraverso duchi, conti, gastaldi, che sono gli amministratori delle cosiddette curtes regi. La curtis era un, come dire, un tipo di organizzazione per la gestione agricola del territorio. Ovviamente a questo punto la curia milanese non ha più interesse a rimanere a Genova, anche per il fatto che i Longobardi nel frattempo si erano convertiti dall'arianesimo al cristianesimo, diciamo, romano. Abbiamo ancora un piccolo segnale della presenza di Genova nella rete logistica per il fatto che da San Pier d'Arena nel 725 passano le ceneri di Sant'Agostino dirette a Pavia per volere di Liutprand, che poi le conserverà a San Pietro in Ciel d'Oro, una chiesa che vi consiglio di andare a vedere. Insomma, Pavia vale una visita, ci sono diverse cose interessanti. È qua vicino, quindi uno pensa sempre che dovrebbe andare a Damasco, ma fare un salto a Pavia può valer la pena, costa meno. Andiamo avanti di uno. Eccoli qua. Questa è l'Arca di Sant'Agostino a Pavia, quella che vedete a sinistra. A destra vedete... Santa Maria della Cella a San Pier d'Arena, che è il posto dove, secondo la tradizione, sono passati e si sono fermate le ceneri di Sant'Agostino, i resti di Sant'Agostino. In realtà questo edificio che voi vedete, che spesso sfugge perché è nascosto dietro, quindi si vede soltanto la chiesa più attuale ricostruita, però quello è lì,
si è sostenuto a lungo anche questo, che risalisse al tempo di Liutprand, eccetera. In realtà, dalle analisi che si sono fatte, risulta che è un manufatto del 1200. Si tratta di capire se magari sotto ci sono i resti di qualche cosa di più antico, però come dire, è una verifica ancora da fare. Andiamo avanti. Vi ricordate la Delchi probabilmente, no? Nel 751 Pippino il Breve viene incoronato re dei Franchi ed è il capostipite della dinastia dei Carolingi, che ci darà poi il Carlo Magno. Succede che siccome i Longobardi si sono allargati molto sul territorio della penisola, il Papa comincia a preoccuparsi del fatto che i territori che lui è riuscito ad acquisire a diversi titoli gli vengano sottratti, e quindi chiama Carlo Magno ad aiutarlo. In realtà fino ad allora i Longobardi e i Franchi hanno avuto dei momenti che sono stati ogni tanto conflittuali, ogni tanto di alleanza. Per esempio contro i Saraceni hanno combattuto insieme. Però in questo caso Carlo Magno lascia la moglie, che è Ermengarda. In realtà Ermengarda si chiamava Desiderata, che evidentemente non le ha portato molta fortuna. Suo marito la abbandona, c'è la rottura con i Longobardi. Carlo Magno scende dal Moncenisio e sconfigge i Longobardi alle chiuse, riesce a superarle molto facilmente e sostanzialmente si impadronisce dell'Italia. Però, come dire, il suo rapporto con i Longobardi non è un rapporto distruttivo. Lui diventa re dei Franchi e dei Longobardi, successivamente nell'800 imperatore. Non solo, siccome Carlo Magno tutti gli anni in primavera partiva per le sue spedizioni guerresche, perché aveva da combattere su tutti i fronti, i suoi comites, i suoi compagni e quindi la nobiltà franca tutti gli anni andava a combattere insieme a lui, per cui il governo del territorio, in realtà abbiamo detto che il regno è dei Franchi e dei Longobardi, rimane in Italia nelle mani dei Longobardi, e quindi i Gastaldi Longobardi diventano vice comites. Qui poi il discorso si complica, ne parliamo un pochino dopo. Nel frattempo un'altra testimonianza dell'esistenza di Genova in questo momento è data nell'806 dal fatto che c'è un conte di Genova, Ademaro, che partecipa a una spedizione in Corsica di Pippino il Breve contro i Saraceni e ci muore. Comunque, ancora un momento in cui la bandiera è alzata, diciamo. Andiamo avanti. Ecco qua i Saraceni. Questa è una storia che probabilmente qualcuno di voi non conosce, nel senso che noi ci insegnarono tanti anni fa che i Saraceni erano stati fermati a Poitiers da Carlo Martello, e lì finiva la storia dei Saraceni in Europa, salvo tutta la questione della Reconquista in Spagna. In realtà le cose non andavano proprio così. Non solo. I Saraceni, il rapporto fra i Saraceni e i cristiani non era così netto come in certi momenti si tende a definire, nel senso che i sistemi di alleanza fra nobili cristiani e nobili saraceni erano molto mutevoli, e poteva succedere, è successo per esempio proprio a Carlo Martello, di trovarsi a dover combattere contro cristiani alleati con saraceni. È importante per la vita genovese il fatto di avere avuto fra il 1890 e il 983
una piccola enclave saracena che si è venuta a costruire molto vicino a noi, e cioè vicino a Saint-Tropez. Lo vedete nella cartina, quello che è evidenziato in basso in rosso. Si chiamava, il nome per noi è Frassineto, per gli arabi era Jabal al-Khilal o la Garde Frenée in francese. Vedete segnati in rosso tutte le postazioni che poi i saraceni occuparono anche in modo stabile, e questo proprio in rapporto per alcune parti, soprattutto quelle nelle Alpi in alto che vedete, al Mont Cenisio, al Gran San Bernardo e via di seguito, perché a un certo punto si va in avanti con lo sì. Possiamo andare avanti di uno? No, qua siamo andati indietro, andiamo avanti di due allora a questo punto. Questo è il Frassineto come oggi ed eccolo qua. Nel 940 Ugo, duca di Provenza, ha sconfitto gli arabi del Frassineto, potrebbe scacciarli definitivamente dalla Provenza. Invece però gli nascono dei problemi perché c'è Berengario, che è un suo concorrente, Berengario del Friuli, che sta venendo perché concorre per diventare il re d'Italia. Allora, per fermare Berengario, fa un accordo con questi arabi, e quindi siamo di nuovo all'accordo fra cristiani e arabi, perché vadano a occupare i valichi alpini, quelli che abbiamo visto prima segnati, il Mont Cenisio e via di seguito, in modo che possano impedire a Berengario di arrivare, mentre lui si sta risolvendo altri problemi a casa sua. Questi arabi del Frassineto trasferiti sui valichi alpini, in qualche modo sono anche quelli che cominciano a introdurre le tecniche di controllo dei percorsi sui valichi, e quindi comincia a disegnarsi la figura della guida alpina con il nome di Marronnier. I Marronnier, probabilmente collegato alle castagne, non so perché, ma il marron va a sapere. Possiamo tornare indietro di uno solo, perché nel frattempo è successa un'altra cosa. Ancora uno, scusa. Eccolo qua, 935, i fatimidi di Almadia saccheggiano Genova. Qua siamo di nuovo allo stesso discorso che abbiamo fatto per Magone. Nel 935, dalla Spagna, arrivano i saraceni e saccheggiano Genova. È di nuovo una cosa che naturalmente fa dispiacere, soprattutto nel momento in cui accade, ma che a posteriori testimonia della ricchezza di questa città, che valeva la pena di aggredire. Tant'è vero che ancora a due secoli di distanza gli storici arabi o saraceni ricordano questo evento e parlano della qualità delle stoffe che sono riusciti a portar via dai magazzini dei genovesi. Adesso andiamo avanti di due o tre. Ecco, nel 952 Berengario II, che istituisce le marche Arduinica, Aleramica e Obertenga. Qui siamo alla fase della cosiddetta anarchia feudale. Che cosa succede? Che dopo Carlo Magno il suo impero si sfalda con relativa rapidità per il fatto che non esistono dei meccanismi di successione nel potere efficaci. Ragione per cui nel momento in cui i titolari di un certo potere lo perdono, si scatenano sempre delle lotte fra diversi pretendenti a succedere, e molto spesso si arriva a suddivisioni e frazionamenti di diverso tipo, e questo naturalmente rende la situazione piuttosto debole. Nel frattempo continuano ad esserci dei problemi
legati al fatto che ci sono i normanni che premono gli ungari, i saraceni, quindi c'è una situazione ancora abbastanza difficile. Un primo momento di razionalizzazione sul territorio è questa istituzione delle Marche, per cui Genova sarà nella Marca Overtenga, Savona sarà in quella aleramica e Nizza in quella arduinica, diciamo, considerato che non possiamo parlare di Imperia né neanche di Onneglia per allora. In realtà gli Obertenghi hanno altri interessi, soprattutto hanno difficoltà a rapportarsi con i genovesi, ora poi vedremo perché, e quindi spostano i loro interessi verso l'Adriatico in qualche modo. Poi dagli Obertenghi deriveranno gli estensi di Ferrara, tanto per dirne uno. Andiamo avanti di uno. Ecco, il motivo, ciò che complica la vita agli Obertenghi rispetto a Genova è un documento, credo che sia questo conservato in comune, credo, in cui Berengario II e suo figlio Adalberto, sono sempre gli stessi di cui abbiamo già parlato in precedenza, rilasciano ai genovesi questa autorizzazione, questo diploma di autonomia. A Genova in quel momento c'è un importante vescovo, una figura molto importante, Teodolfo, il quale, come dire, si pone non come capo di una comunità, ma come suo supporto in qualche modo. E quindi c'è un'unità fra la popolazione, il vescovo, la cattedrale, i genovesi ottengono questo riconoscimento dalla loro possibilità di autoregolarsi sostanzialmente, che costituisce la base per quella che poi diventerà la Compagnia Comunis e la Repubblica Marinara, quindi questa organizzazione diversa da altre che poi si svilupperanno sul territorio. Andiamo avanti. Allora, finalmente nel 1973, secondo altri 10 anni dopo, nell'83, le forze liguri provenzali organizzate da Guglielmo di Provenza, con la partecipazione di Arduino il Glabro all'Eramo e delle famiglie vicecomitali genovesi, sconfiggono definitivamente gli arabi del Frassinetto a Tortura. A questo punto, veramente, gli arabi del Frassinetto scompaiono. Tra le famiglie vicecomitali genovesi meritano un discorso. Vi parlavo dell'anarchia feudale. Che cosa succede? Che nel momento in cui esistono tutte queste conflittualità ad alto livello su chi è il re o non è il re, chi è il conte, chi non è il conte, chi è il marchese, chi non è il marchese, il piccolo potere di quei visconti che discendevano dagli antichi longobardi e che si occupavano dell'amministrazione del territorio, diventa un potere sempre più autonomo, nel senso che questi perdono il rapporto, non sanno più a chi devono rispondere e coloro ai quali devono rispondere hanno altri interessi e pensano a altro. E quindi va a finire che gli incarichi vengono patrimoniali, e questi signori quindi acquisiscono a se stessi e alla propria famiglia un potere che prima gli era stato attribuito in termini meramente gestionali, diventa loro proprietà. Tra questi vale la pena di ricordare Caramattino i visconti di Manesseno. Visconti di Manesseno. C'è un effetto eco. Questo è il dibattito. Vi prego. No.
se sei uno stavo che... dicendo c'è qualcuno che ha il microfono. I Visconti il termine Visconti è ancora legato al diciamo alle strutture dell'impero franco. Diventa poi, in questo momento nascono altri nomi che invece vengono scelti dagli stessi Visconti per essere più vicini invece al ceto mercantile, quindi se li scelgono sulla base di altri elementi. Il Carmadino sono uno di questi, il Carmadino erano a Cremeno e avevano la funzione di controllare la via Postumia, per dirvene una, ecco. Quindi in questa fase abbiamo questa evoluzione per cui ci si stacca dall'antica struttura, dalle antiche figure dell'impero franco e ci si avvicina anche in questo senso alla Genova della Compagna Comunis. Saranno queste famiglie, il Carmadino e altri, gli Isola, i Pevere, i De Mari, i quali poi finiranno per mettere insieme la Compagna Comunis. E cioè il comune di Genova. Nel 1016 accade un altro fatto importante. Musetto, è il nome che gli davano i nostri, il suo vero nome era Mujahid al-Amiri, pirata, corsaro, diciamo, arabo, assalta e distrugge Luni. Nel 1016 Luni, che era stata una città assai più importante di Genova, scompare sostanzialmente. I genovesi e i pisani alleati poi lo sconfiggono ripetutamente. La sconfitta definitiva è del 1044 e avviene con la conquista di Bona in Algeria, che era la base più importante di Mujahid, e aveva una caratteristica di rilievo: era il punto terminale delle carovane dell'oro che venivano dal Sudan. Questa cosa detta così dice poco, ma in realtà la necessità di oro per fare ripartire le attività mercantili era forte, perché l'oro nell'Europa occidentale era quasi scomparso, anche perché non è che qua ci fossero tutti questi posti dove si tirava fuori l'oro. L'oro si era concentrato nelle mani in parte degli arabi e soprattutto di Costantinopoli, di Bisanzio. Nel momento in cui si può mettere di nuovo le mani sull'oro, diventa nuovamente possibile battere delle monete che abbiano un valore abbastanza consistente per poter essere poi usate per scambi internazionali. Se no, normalmente in Occidente usavano soprattutto delle monete di argento che servivano più per scambi locali di poca importanza. Il poter riprendere la monetazione in oro diventa significativo, perché questo consente di fare ripartire affari mercantili su dimensioni più grandi. Nel 1056 il marchese Alberto degli Obertenghi conferma ed estende i privilegi riconosciuti da Berengario ai genovesi. Quindi vedete che anche, come vi dicevo prima, gli Obertenghi si rendono conto che con Genova c'è poco da fare, ci rinunciano e li lasciano andare per la loro strada. Andiamo avanti. Vi stavo dicendo dell'anarchia feudale, del fatto che in qualche modo bisognava rientrarne. Uno degli strumenti più forti per mettere sotto controllo il territorio viene individuato dall'imperatore Enrico III nella rete ecclesiastica. La religione cristiana si era imposta praticamente in tutta Europa, non solo. I vescovi avevano un'importante caratteristica, che la loro carica non poteva essere ereditaria. In realtà poi alla fine riuscivano a farla diventare ereditaria lo stesso, ma diciamo un po' come i nostri professori universitari. Teoricamente i figli dei professori universitari non hanno un diritto ad arrivare prima alla cattedra, ma spesso ci arrivano prima. Ecco, lì succedeva lo stesso. Non so se vi ricordate, c'era un film con
in cui c'era Rutger Hauer e una bella signora di cui ora non ricordo il nome, in cui lui di notte diventava un lupo e lei di giorno diventava invece un falco. Lady Hawk era il titolo, ed era perché c'era la maledizione lanciatagli dal vescovo Conte. Ecco, la figura del vescovo Conte diventa importante in questo periodo proprio perché l'imperatore ha la possibilità di appoggiarsi, dando le funzioni di conte a dei vescovi, sapendo che però nel momento in cui quel vescovo cesserà di essere vescovo, morirà, la sua carica la perde e non viene trasmessa ai suoi eredi. E quindi l'imperatore, attraverso questo sistema, ha la possibilità di controllare meglio il territorio. Da questo punto di vista esiste inizialmente un accordo fra l'imperatore e il papa, anche perché in realtà, come vedete qua nella slide, Enrico III nel 1046 per prima cosa se ne va a Roma e depone tre papi che in quel momento c'erano in conflitto fra loro e ne nomina uno di propria fiducia. Quindi inevitabilmente la collaborazione fra papa e imperatore diventa molto facile. Tenete conto, quando vi parlo di tre papi in conflitto, che questo è un periodo per la Chiesa nerissimo, in cui i papi venivano nominati sostanzialmente dalle famiglie dei nobili romani, quella nobiltà nera che esiste ancora adesso, gli Orsini, tutta quella gente lì, i Colonna. E sono i tempi in cui poi c'è la papessa Giovanna, in cui c'è un papa il quale vuole vendere la primazia della Chiesa al patriarca di Bisanzio. Cioè è un momento veramente depresso per la Chiesa di Roma. Questo intervento di Enrico III cerca di riportare la situazione sotto controllo, cosa che avviene. Peccato che poi però nasce a questo punto un conflitto fra la Chiesa risanata o parzialmente risanata e l'imperatore, perché a quel punto il problema è chi dei due deve comandare, chi è quello che ha alle proprie spalle Dio, è il Papa o l'imperatore? Andiamo avanti di uno. L'inizio di questa controversia nel 1071 fra Gregorio VII e Enrico IV sulla nomina del vescovo di Milano. Poi, quando Gregorio VII diventa papa, nel 1076 inizia proprio formalmente la lotta per le investiture tra Enrico IV e Gregorio VII. È quella dove c'è poi la famosa questione della Matilde di Canossa con l'imperatore a piedi nudi fuori dal castello, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Riusciamo ad andare avanti? Sì. Sotto questo profilo il conflitto trova poi una sistemazione con il concordato di Worms del 23 settembre 1122, nel quale si definisce sostanzialmente che il Papa si sceglie i vescovi che vuole, però i vescovi devono giurare fedeltà all'imperatore. Ci hanno trovato una mediazione che hanno messo insieme le cose. Quindi da questo punto di vista abbiamo la situazione comincia a normalizzarsi. Andiamo avanti. Genova nel frattempo, e qua mi sembra stiamo arrivando alla fine, se non mi sbaglio. Genova nel frattempo continua a lavorare insieme con i pisani. Il conflitto con i pisani si determinerà in un momento successivo. Abbiamo una spedizione pisana genovese nel 1088 contro Almadia, che è una specie di prova di crociata. Almadia si trova in Spagna. I pisani e i genovesi riescono a conquistarla e viene costruita per celebrare la vittoria una chiesa dedicata a San Sisto, che si trova ancora oggi in via Pre. In realtà La prima chiesa di San Sisto era stata costruita più verso mare,
Poi ha avuto un incendio, una serie di problemi, per cui è stata ricostruita proprio su Via Pre, ma ancora oggi si trova lì. Chissà se ci sono dentro delle cose che sono state in qualche modo conservate rispetto alla chiesa precedente. Andiamo avanti. E quindi siamo arrivati invece alle crociate vere e proprie. Genova aveva avuto una quantità di vescovi filo imperiali, i quali quindi tendevano a non essere molto, molto disponibili rispetto alle chiamate del Papa alla crociata. La stessa operazione di Almadia, di cui abbiamo parlato subito prima, viene fatta contro il parere del vescovo, perché il vescovo era filo imperiale e però invece i mercanti genovesi avevano deciso che valeva la pena di andare a impegnarsi. Qui ora addirittura il vescovo Airaldo è papalino e quindi c'è un'adesione anche della chiesa genovese alla crociata. Per la verità, chi non è particolarmente favorevole alla crociata sono i mercanti genovesi, invece, in questo caso, anche perché con gli arabi avevano una quantità ormai di accordi commerciali che gli dispiaceva rovinare. Per dirne una, su Alessandria, Alessandria non l'ha toccata mai nessuno, perché Alessandria era un posto troppo importante per gli affari, Alessandria d'Egitto, intendo. Quindi, comunque, nel 1097 si perfeziona quel discorso che è nato con Berengario e Adalberto, e la città si dà una organizzazione propria con la Compagna Communis. A lungo si è sostenuto che la Compagna Communis sia una cosa che è stata preceduta da delle compagne rionali che si erano formate. In realtà questa cosa adesso è messa in discussione. Si tende a propendere di più per l'idea che la compagna fosse in realtà una forma di società. Poteva essere una compagna de denaris o una compagna de mari, quindi un'organizzazione che viene fatta sempre fra i mercanti genovesi per andare a fare affari fuori, per organizzare delle spedizioni per mare e via di seguito. La stessa struttura di tipo societario viene utilizzata per condividere la gestione della città, e in particolare di che cosa? Delle mura, del molo, dei fondali del mare, quindi la gestione sostanzialmente delle strutture importanti della città. E che cosa significa? Che tutti coloro i quali entravano nella compagna avevano diritto a avvalersi di questi servizi a condizione che avessero albergo in città. E da questo deriva quella parola albergo, che uno non capisce che cosa voglia dire quando si parla degli alberghi nobiliari. Cioè, albergo è sì un'istituzione poi della riforma di Andrea Doria, eccetera, ma nasce proprio dall'idea del fatto che in città se uno vuole essere un membro della compagna deve stare in città. Ha delle terre fuori, benissimo, però deve avere residenza qua, perché in primo luogo è obbligato, se qualcuno assalta la città, a difenderla. In secondo luogo deve contribuire in diversi modi alle spese per il mantenimento delle mura, del molo e via di seguito. Quindi nel 1097 si giura una compagna comune triennale. Nel 1099-1100 abbiamo la prima crociata e diciamo Guglielmo Embriaco è uno dei pochi, anzi, che partono per la crociata all'inizio. Poi ritorna carico di gloria e di onori e di palanche. E allora questo fa, come dire, induce anche gli altri genovesi a pensare che tutto sommato può valere la pena. Diciamo che la vera crociata dei genovesi è la terza ondata di questa crociata. Alla prima ondata è andata Guglielmo Embriaco, la seconda si allarga, alla terza vanno in tanti e poi avranno tutta una serie di soddisfazioni che si prendono con questa crociata. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo, dopo
La crociata abbiamo un momento importante di cui si parla poco. Genova ormai è in concorrenza con Pisa, comunque è una potenza egemone nel Mediterraneo occidentale. E soprattutto ha grande interesse ad allargarsi lungo le coste della Provenza fin verso la Spagna e Barcellona. Nel 1108 ottiene da Bertrando Conte di Tolosa di poter costruire 30 case a Saint-Gilles nelle Bouches-du-Rhône con accesso esclusivo al mare. Se vedete la cartina, vedete dove è il Rodano e vedete la sua foce. Se seguite il corso del Rodano, vedete che risale da una parte verso Lione, dall'altra seguendo la Durance verso il Delfinato. E questo comporta due cose importanti. Una è che i genovesi hanno un accesso privilegiato all'area di Lione, dove poi si svilupperanno, o si stanno già sviluppando, i grandi mercati della Champagne. E il fatto di essere riusciti ad acquistare una posizione di privilegio per arrivare a questo importante punto d'affari è analogo a quello che poi si svilupperà 180 anni dopo, quando Guglielmo Boccanegra farà il trattato di Ninfeo, prendendo una serie di privilegi nell'accesso al Mar Nero, che lo farà diventare una specie di lago genovese. Sempre la stessa tecnica di acquisire un controllo di un punto di passaggio importante. È interessante però ricordarsi anche la questione della Durance, perché il Delfinato produceva alberi molto buoni per avere legname per la costruzione delle navi, e quindi i genovesi avevano la possibilità di risalire questo fiume, poi per fluidazione far scendere i tronchi fino alle Bouches-du-Rhône, poi lì venivano legati in zattere e venivano fino a Genova. È significativa questa cosa, perché tenete conto che uno degli elementi di forza che hanno gli occidentali rispetto ai saraceni è che il legname per le navi ce l'avevano molto più facilmente. Andiamo avanti. Portavano gli alberi e poi li portavano per le navi. Ecco, a questo punto Genova si è, come dire, si è completamente evoluta, diciamo, ed ha scoperto la sua duplice funzione, che da una parte è l'antico porto emporio, ma dall'altra è il punto di passaggio per portare le merci, oggi che finalmente ci si può muovere perché il territorio è più disponibile, esistono gli strumenti anche monetari e quindi l'attività mercantile si può nuovamente sviluppare. Ed è in questo momento, credo, che Genova, da Cainua a Genova, qualcuno decide di chiamarla Ianua, cioè porta, nel senso che viene letto non è più soltanto quell'angolo di mare protetto che era il gomito dove ci si faceva l'emporio, è la porta da cui tutti devono passare, come dicevano anche i nostri portuali, poi gli andò male, da chi devono passare. Si passava per andare poi in pianura padana e poi verso la Francia, verso la Germania e in là. Questo comporta anche il modificarsi della struttura della città, perché se la città prima, la città romana, era sulla collina di Sarzano, la città mercantile invece si trasferisce, scende e va lungo tutta l'area portuale per controllare meglio l'arrivo sui moli delle attività delle merci, che poi perché a questo punto le merci devono essere in qualche modo gestite, perché arrivano per essere poi rivendute da un'altra parte. Se voi guardate questa cartina, che è di un paio di secoli dopo, 1459, vi dà
come dire, una situazione ancora più evoluta di quello che si sta già determinando però in questo momento. E cioè la collina di Sarzano viene sempre più lasciata soltanto alle istituzioni religiose. C'era poi il Palazzo del Vescovo, che si vede ancora adesso, c'è l'università. Mentre i mercanti, che sono quelli indicati in rosa o in marroncino, secondo che fossero della nobiltà o popolari, si spostano, vedete, lungo tutto l'asse della costa portuale. Andiamo avanti. E quindi a questo punto, oh signor, sto chiudo me. Diventa analoga a quelle che erano le città arabe che si erano già sviluppate prima, con tutto un sistema di caruggi che è quello che conosciamo ancora adesso, cioè il centro storico che conosciamo ora si sviluppa in questa fase. È lungo, sostanzialmente diventa tutto un brulicare di persone che svolgono attività commerciali, che a differenza da altre città italiane che hanno un'organizzazione diversa, non ha neanche una propria piazza, proprio perché lungo tutto questo percorso la gente continua a muoversi, scambiarsi informazioni e via di seguito. Genova non ha una piazza nel Medioevo, perché la piazza poi sarà Piazza Banchi, ma lì in realtà ci passava un torrente ancora in quel momento. Poi si formerà la Piazza Banchi. Andiamo avanti di voi. Scusa? Adesso leggiamoci questo. Qua vedete questa rappresentazione fatta abbastanza bene, secondo me, della Ripa Maris con tutta la palazzata e del sistema portuale che la accompagna. Nel 1133 la magistratura dei Salvatores Porti et Moduli, del porto e del molo. Sicuramente avete presente tutto che c'è un caruggio lì che si chiama i Conservatori del Mare. Ecco, sono i Salvatores Porti et Moduli, sono quelli lì. Stabilì che sulla Ripa Maris ogni casa dovesse essere costruita in buona muratura e dotata di un portico alto 4 metri, disposto a un livello di 3 metri dal sottostante spiaggia, in modo da ottenere un unico passaggio voltato entro il quale si affacciavano le botteghe dei venditori e i retrostanti magazzini, mentre le piccole piazzette che sorgevano dietro, chiamate emboli, erano dei mercatini ridotti che vendevano merci specifiche e via di seguito. Io non so se ve lo vedete bene, questo, c'è la raiba, la raibetta, tutta la ciappa dell'oio, la ciappa di pesci, rappresenta un po' tutto il sistema che c'era. Andiamo avanti. Al di fuori, partendo da questo punto, ma andando poi sulle strade che escono dalla città, ci sono poi tutta una serie di strutture che comunque servono per lo sviluppo delle attività mercantili. Quindi i magazzini voltati dove si depositavano le merci, le stalle per gli animali, gli ospitales che sono poi alloggi per viandanti e pellegrini, e poi anche magazzini come le stazioni sei fondaci che potevano essere anche affittati a soggetti, perché c'erano quelli di proprietà che le singole famiglie mercantili avevano per gestire le loro cose. Poi c'erano quelli che venivano invece affittati ai mercanti che venivano da fuori come stazione se fondaci. Un fondaco, per esempio, interessante, il fondaco Pallavicini, quello era in piazza Fossatello, e poi da lì si arrivava al Ponte Calvi. Era in realtà tutta un'attività dei Lomellini, i quali erano in collaborazione con la famiglia Pallavicini. Andiamo avanti. Qui vedete lo schema dei percorsi di valico
che peraltro conoscete già perché è il Turchino, le capanne di Marcarolo, la Bocchetta, i Giovi, la Crocetta d'Orero, Creto e infine la Scoffera. Ecco, esiste tutta questa rete di possibilità di passaggio che è la grande forza, diciamo, della Genova mercantile, dello sviluppo del porto, non più come emporio, ma come Genova mercantile. Per dirvene uno, il porticciolo di Nervi, parlando della Scoffera, era noto anche come porto dei Piacentini. Ecco, tanto per... Andiamo avanti. Ecco. A questo punto, credo che questa sia l'ultima. Vi ho detto che arrivavamo alle crociate, per cui a questo punto la collaborazione con Pisa finisce. Nascono una serie di conflittualità, c'erano già, perché si erano poste una serie di problemi, soprattutto rispetto al controllo della Corsica e della Sardegna. E a questo punto poi abbiamo la Meloria, e quindi la sconfitta definitiva di Pisa, vengono portate via le famose catene di Porto Pisano che sono state restituite, però se uno ha voglia di andarsene a vedere una la trova ancora sulla facciata di Santa Croce a Moneglie. E con questo io credo che abbiamo finito, andiamo avanti ancora di uno a vedere se c'è qualcosa, ma non c'è altro. Ecco. Va bene, spero che la cosa sia stata di vostro interesse e via. In realtà questo interessantissimo. È per caso, si può rivedere un secondo solo la 33, per favore? Grazie. La diapositiva 33. Presidente. Qual è la 33 che stavi chiedendo? Ora ce n'è la 33, la vediamo. Ah, grazie mille, grazie mille. È questa? E questa sì, è sì, 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 grazie, grazie. Molto bene, grazie. Diciamo che una parte, che questa cosa che vi ho raccontato è in buona parte frutto del lavoro che sto facendo da un paio d'anni in previsione del prossimo romanzo che pubblicherò, e spero che quando lo pubblicherò ve lo farò di farne una presentazione anche qua e che mi farete l'onore di ascoltare anche quella presentazione. Bene, grazie. Allora, bene, grazie. Se qualcuno deve fare qualche domanda a Pierguido, si attiva il microfono e fa la domanda. Possiamo, Pierguido, aprire? Grazie. Io volevo chiedere se è possibile queste cartine vederle più grandi, perché sono piccolissime. Come si può? Allora, io farò, ho fatto la registrazione che adesso interrompo, poi rielaborerò il video e lo pubblicherò su YouTube, sul nostro canale YouTube. Se voi andate su YouTube e digitate Centro Universitario del Ponente, vi troverete tutte le registrazioni dei nostri corsi e anche delle nostre conferenze. E quindi anche le cartine che abbiamo presentato su YouTube, Centro Universitario del Ponente. Grazie.